Signore e signori, siamo qui riuniti per presentare la nuova versione 2014 dei cartoni animati Sailor Moon. Gli autori hanno deciso di mettere un nuovo personaggio, si chiamerà Sailor Beer, che dirà: potere della birra, vieni a me! Perché voi non sapete chi sono io. E adesso svelerò al mondo la mia vera identità. Ciao, sono un mostro volare 3-3 con tocco letale, legami vitali e attacco improvviso. Magic! No. In questo momento ho appena compiuto 50 anni e penso a tutti gli stronzi in giacca e cravatta. Fottetevi! Fottetevi! Specchio, specchio della mia brava, chi è il più cesso del brava? Lui. Buongiorno, benvenuti alla nostra lezione odierna di lessico italiano. La parola cazzo è una parola molto importante. Nonostante in italiano sia una brutta parola, ci permette di esprimere dei concetti che sarebbero in altro caso inesprimibili e molto lunghi nell'espressione stessa. Vediamo degli esempi. Non saprei. Son cazzo. Chi se ne importa? Sti cazzi. Adesso la circostanza si fa drammatica. E mo so cazzi. Accidenti! Alla faccia del cazzo. Mi fai cadere le braccia. E che cazzo? Ho tanti pensieri per la testa. C'ho tanti di quei cazzi che non lo sai. Non siete stati capaci di assolvere al vostro compito. Non avete combinato un cazzo. Ti ringrazio per ciò che mi dici, ma sono argomenti che già conoscevo da tempo. Grazie al cazzo. Sei arrivato di soppiatto,
senza che alcuno se ne accorgesse, anche con un'invadente superbia. «È arrivato sto cazzo! Ma chi è costui che si presenta a me dinanzi con fare spavaldo? Chi cazzo è questo? Cerchi forse qualcosa che io non posso darti? Ma che cazzo vuoi? Non dovresti interessarti della vita privata degli altri. Fatti i cazzi tuoi. Sei una persona un po' assillante. Sei un cagacazzi. Come avete notato, questa parola, nonostante sia una brutta parola, ci permette di esprimere innumerevoli concetti. Usiamola con la testa. La parola cazzo è molto importante. C'è chi dice che l'uomo deriva dalla scimmia. Io non penso che sia vero, perché noi le scimmie siamo troppo differenti. Aiuto! Aiutatemi! Non è possibile! Ho scoperto una cosa tremenda! Non riesco a sopravvivere! Non riesco ad andare avanti! Non posso sopportare una cosa del genere! Ho appena scoperto che esiste la tribù Band di Francesco Regga! Aiuto! Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir, e se io muoio, partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, da partigiano, tu mi devi... Buonasera, per la serie Re del Tamarri voglio farvi vedere l'ultima variazione che ho fatto sulla mia Vespa. Con l'aiuto del no... E che cavolo, Anna! Per la serie Re del Tamarri vi farò vedere l'ultimo regalo che ho fatto alla mia Vespa. Ringrazio Roberto Canonaco che mi ha aiutato a farlo.
Adesso, salve! Adesso venite qua a vedere il mio regalo. Allora, si tratta di queste due casse di derivazione nautica. Venga camera, per favore. Qua c'è l'amplificatore. Accendiamo l'amplificatore. Prendiamo l'apposito cavetto. Lo colleghiamo con l'iPhone. E facciamo partire la musica. Questa riesco a sentirla anche quando vado a 100 all'ora. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto alla prossima puntata. Salve! Attenzione, messaggio importante. Devo smentire delle voci false e tendenziose che vengono dette sul mio conto. Nonostante ci sia una puzza di merda atroce, che anche i maiali scappano, io prendo possesso e affermo che io non ho scorreggiato. Buongiorno, io sono una mamma moderna e ho deciso che il mio bambino deve andare all'asilo anche se non serve, perché deve stare con altri bambini, deve imparare a comunicare, deve giocare con gli altri. Adesso vado, sono qua fuori dall'asilo per prenderlo e sono tranquilla, anche perché stamattina è entrato con le sue gambine, non ha pianto, e adesso sto qua a aspettare. Ma mi sembra di sentire qualcosa. Ma è un bambino che piange? Ma non è lui. No, figurati, ci sono tanti bambini. Ma sai che mi sembra proprio lui? Ma no, dai, aspetta che ascolto bene. Ma è lui, sono sicuro, riconosco la voce, è lui! No, no, ma probabilmente non è ancora abituato bene. Ma cosa gli stanno facendo? Non lo staranno picchiando, eh? No, dai! Magari lo torturano, sono dei sadici criminali! No, 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 io dentro lo prendo e non lo porto più qua. Anzi, vi denuncio tutto.